Ora inseriremo l'additivo di lavaggio nel cambio. Ma dopo i premi di loro vedremo la importanza loro. Posizioneremo il barattolo e apriremo il vino. Ok? Questo. Andremo a mettere una cosa importante, c'è un punto, quindi tu ti troverai sempre come inserirlo, così. Ok? Infatti noi abbiamo anche per questo. Spegni un attimo. Accendiamo, fai vedere che entra l'additivo. Ora inseriamo l'additivo e vediamo passare. Fa vedere anche qua che è finito. Ok, completamente. Aspetta un attimo. Io fa schifo proprio, puzza proprio. Non ha mai cambiato. Vai. Basta così. Ci apprestiamo a togliere la coppa. No, c'è una fascetta, una taglia qua per quale? Là, là, c'è una fascetta del gentile. Lì. Vediamo la sporcizia sul filtro. Perfetto. Allora, questa è la mecatronica. Ogni valvola comanda una marcia. La monnezza qua, se gli usciva fuori. Guardate cosa troviamo nelle calamite. Chi lo conosce sempre? Che veraccio. Questi hanno messo una calamite. Ok? E guardate sul filtro. Allora, perché slittano le frizioni? Perché lo stesso materiale in mezzo ai dischi è slitta. Questa cos'è? È molecola della frizione del convertitore, quindi sono anche molecole in ferro, perché le vedete che le spieghiamo qua. Cosa fa il ferro? È micronizzato e diventa anche. Le impurità presenti all'interno dell'olio. Basta, guarda. Cioè la calamita non te teneva più qua, perché ormai era piena. La posso girare? Vai, un attimo. Vai. No, non dovrebbe essere questo. Andiamo a inserire il filtro nuovo. Dove ce l'ha quello vecchio? Non puoi ributtare. Ok. Dietro metà. Ci apprestiamo a rimontare la coppa. Ok, mo' centrata. Ah, sì, prima ci mettiamo un po'. Dai, dai. Io intanto non mi sento qualcuno. Ok. Abbiamo inserito un po' di lubrificante del cambio e adesso andiamo a inserire l'olio nel cambio. Come vediamo, vediamo il passaggio. Ok. Vedi quanto è sporco? Casomai ti avvicini con la luce. Gira pure verso di me un attimo, così fai vedere tutto, che siamo attaccati alla macchina, basta, ritornatene là, spegni! Spegni! Come vedete abbiamo visto le bolle d'aria, che significa? Che è finito l'olio in coppa.
inserire l'additivo che rimarrà nell'olio nuovo che abbiamo inserito. Inseriamo nel barattolo il nastro rapido, accomodiamo i rubinetti in inserimento additivo e andiamo a posizionare l'additivo nel cambio. Eccolo che passa. Usciamo per effettuare un giro di prova e vedere quali sono le impressioni. Beh, già in partenza più pronta. La sentiamo più scattante? Cambiata rispetto a me. Andiamo a verificare anche il numero di giri a cui cambia la vettura. Sì. Quindi di prima acchito qualche miglioria l'abbiamo sentita, giusto? Sì, già sullo stacco della partenza. Prima da andare un po' più. Perfetto. E poi pure la cambiata è più veloce. Cambia prima. La senti anche più fluida? Sì. Diciamo che dopo l'autoadattamento sarà ancora migliore l'effetto. Proseguiamo il test. Diciamo che adesso si possono apprezzare appieno le potenzialità della vettura. Eh sì.